oltre 24.000 unità il numero di morti. Quindi il 1918, l'ultimo anno di guerra, diciamo, assume una valenza simbolica anche dal punto di vista demografico, perché per la prima volta il saldo demografico è negativo, il numero dei morti supera il numero dei nati. Quindi una società che anche dal punto di vista demografico è fortemente indebolita, è fortemente impoverita dal punto di vista economico e vive dei conflitti sociali e politici sempre più traumatici. Vediamo una cronologia essenziale di quello che capita negli anni successivi. Ho 5 minuti per qualcuno del settore. Vediamo un attimo e intanto. Questa era l'ultima foto, sì. Parlando diciamo dei problemi dell'immediato dopoguerra, non si può tacere il problema dei reduci prima dell'immediato dopoguerra. Questo è un gruppo di reduci di Modigliana, la foto è tratta dal libro di Armando Bartolini, Volontari in Romagna, con la prefazione di Antonio Beltramello nel 1929. Questa è una manifestazione a Ravenna del novembre 1921, una commemorazione solenne della vittoria a 3 anni di distanza, quindi l'anniversario 4 novembre 1921. La cronologia in questo caso, se faccio riferimento alla cronologia degli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, è perché ve la propongo, perché è estremamente significativa. Talvolta la cronologia mostra le cose in una maniera assolutamente chiara, rispetto alla quale c'è poco da aggiungere. Nel 1919 nascono i fasci italiani di combattimento capeggiati da Benito Mussolini. Lo stesso anno, nelle prime elezioni politiche con il sistema proporzionale, invece che il sistema uninominale, si vota per la prima volta col sistema proporzionale, i due partiti di massa, cioè quello socialista guidato dai massimalisti e quello popolare recentemente fondato dal Luigi Sturzo, ottengono degli importanti successi, indebolendo la leadership liberale. Nel 1920 agitazioni bracciantili e operaie, scioperi e occupazioni si diffondono in tutto il paese, coinvolgendo soprattutto le fabbriche, le grandi fabbriche del nord, il triangolo industriale e i campi della pianura padana. Sotto l'impulso dell'esperimento sovietico in Russia si diffondono speranze rivoluzionarie e oltre ai socialisti intransigenti si rinforzano anche il movimento anarchico e il sindacalismo rivoluzionario. Il PSI a guida massimalista registra un grande successo elettorale proprio nelle elezioni amministrative dell'autunno 1920, conquistando circa 2.000 comuni a livello nazionale, circa un terzo dei comuni italiani, un successo mai visto. Sul finire di quell'anno le squadre fasciste attaccano le amministrazioni comunali socialiste di Bologna e di Ferrara. Insieme alle proteste sociali e all'instabilità politica, il grande problema del dopoguerra è rappresentato dal reintegro nella società di ufficiali e soldati smobilitati, la cui esperienza e visione del mondo non poteva che essere profondamente segnata dagli anni trascorsi sotto le armi. Il più vasto e popolare movimento di reduci nacque nel 1919 con il nome di Associazione Nazionale Combattenti. L'Associazione Nazionale Combattenti incarnava l'ideale, o se si vuole il mito, di un rinnovamento della vita nazionale a partire dall'esperienza di guerra. Era una sorta di partito dei combattenti, loro si vivevano in questo modo, partito dei combattenti, alternativo sia alla classe dirigente liberale sia ai partiti di massa, quindi una forza si direbbe oggi antisistema. Inizialmente l'Associazione Nazionale Combattenti
si posizionò, come dire, in campo democratico. Ma questo posizionamento iniziale fu rapidamente perso. In questo pesò indubbiamente la scarsa attenzione verso il fenomeno del reducismo da parte delle elite politiche liberali e soprattutto mancò un efficace intervento governativo a favore del reinserimento civile e lavorativo dei reduci, che spesso venivano attaccati, insultati per strada, sbeffeggiati dai socialisti massimalisti che sembravano in forte crescita. Anche per questo, per tutta questa serie di ragioni, gli ex combattenti cominciarono gradualmente a confluire nel nascente movimento fascista. Ecco, concludo con queste poche parole. La democratizzazione anomala, l'accelerata massificazione della società prodotta dalla Prima Guerra Mondiale, e che spero di essere riuscito ad illustrarmi anche attraverso le fotografie, produsse la crisi della civiltà liberale e l'avvento del fascismo, che si consolidò alla guida del paese proprio organizzando e progettando in maniera più efficace di quanto non furono capaci di fare gli enti liberali, proprio le masse. Bene, vi ringrazio. Bellissima e ricchissima relazione che ci ha regalato quest'oggi, una relazione che credo abbia mostrato a tutti come usare la storia sociale, la storia culturale, la storia politica, intrecciando la storia tradizionale, la storia evenementiale degli avvenimenti, apra davvero nuove prospettive di ricerca e mostri delle analogie col presente, io trovo estremamente significative. Io amo particolarmente la frase di Benedetto Croce che diceva che ogni storia è storia contemporanea, cioè che quando si studia il passato si studia sempre il presente attraverso il passato, ci si specchia nel passato per comprendere il presente. E allora il fenomeno dei profughi di guerra, ad esempio, che ancora nei libri di testo, io sono un insegnante, è poco presente, credo invece sia veramente una novità importante, perché il legame che c'è fra il problema rappresentato dai profughi e l'insorgere del fascismo è un legame che può dirci molto anche per il presente. Come mi ha colpito molto l'idea di una patologia del processo di democratizzazione, come l'accelerazione eccessiva e le speranze di palingenesi non portano a una democrazia che funziona meglio, ma a una demagogia che finisce per essere la negazione della democrazia stessa. Ecco, anche questo credo che sia molto significativo per il presente. E trovo anche molto originale, molto significativa la lettura della Grande Guerra come un passaggio dall'unità alla frantumazione, dall'unità di tutte le forze politiche al frammento, al dissenso, al conflitto, perché veramente il dopoguerra in Italia, ma credo in tutta Europa, è rappresentato da un conflitto che le elite liberali non riescono più a controllare, anche per demeriti loro, ovviamente l'incapacità di comprendere certi fermenti e certe esigenze che Mussolini o anche D'Annunzio, che nei primissimi anni del dopoguerra esercita un ascendente ancora maggiore di quello dello stesso Benito Mussolini, è anche molto deferente nei confronti del Vande e vede lui un rivale. Come ho trovato molto interessante anche la lettura della Grande Guerra come un immenso laboratorio di scrittura. Ecco, credo che in questo campo, quello delle scritture private, ci sia ancora molto, molto da fare, molto da scoprire. Sicuramente la Grande Guerra è stato un fenomeno corale, lo abbiamo sentito, eppure da questa Grande Guerra sono emerse delle individualità, D'Annunzio, Mussolini, che si sono fatte interpreti di quella collettività, l'hanno strumentalizzata, l'hanno dominata, e anche qui credo, i discorsi di D'Annunzio dal balcone di Fiume, poi quelli di Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia, mi segnano molto, visto che proprio dal balcone recentemente è stato annunciato.